La scienza conferma, i cani sanno riconoscere i malviventi. Quanto amiamo i nostri animali? Li consideriamo i più intelligenti, generosi, belli e leali, e vi elencando chissà quante altre qualità. Ora i proprietari di cani possono vantare anche delle prove scientifiche a dimostrazione di quanto siano speciali i loro animali, capaci persino di individuare i malviventi. I cani non sono solo dei detective nati. La lista dei loro superpoteri va ben oltre il saper distinguere di chi ci si può fidare. Guarda il video fino alla fine per farti un'idea delle incredibili capacità che hanno i cani. Prima però ti suggeriamo di iscriverti al nostro canale e di abilitare le notifiche, così non ti perderai nemmeno uno dei nostri prossimi video. I cani sanno riconoscere un malvivente. Un team di ricercatori guidati dalla dottoressa Akiko Takaoka del Dipartimento di Psicologia dell'Università di Kyoto ha condotto uno studio i cui risultati sono stati pubblicati nella rivista Animal Cognition nel marzo 2015. Lo scopo della ricerca era capire se un cane riesce a distinguere le bugie dalla verità. Ecco come si è svolto l'esperimento. All'inizio il padrone mostrava al cane un contenitore con dentro del cibo. Il cane correva subito verso di esso. Il padrone poi doveva tirare il cane verso un altro container vuoto, semplicemente indicandolo. Nessuna sorpresa, si sa che un cane correrà a rotta di collo verso qualsiasi cosa il suo padrone gli indicherà. Questo, tra l'altro, è il motivo per cui gli scienziati sono sicuri che i cani capiscono i nostri gesti. Quando però i gesti sono incoerenti, il cane può diventare nervoso e stressato. Al terzo tentativo, i cani non correvano verso il container indicato loro dal padrone. Avevano capito che si trattava di un trucco. Tutti e 34 i cani coinvolti nell'esperimento si comportarono allo stesso modo. Significa che i cani capivano in base alla loro esperienza quando era possibile fidarsi o meno di qualcuno. Bravo cucciolo, non farti prendere in giro! Il gruppo di scienziati afferma che la ricerca ha delle implicazioni potenzialmente molto importanti per lo studio del comportamento canino. Ci dice anche che i cani sono a loro agio quando possono fidarsi con certezza del loro padrone, come afferma il dottor John Bradshaw, esperto di psicologia del comportamento all'Università di Bristol. La dottoressa Takaoka ha in piano di ripetere l'esperimento con dei lupi, in quanto si tratta dei parenti più stretti dei cani in natura. I cani capiscono come gli altri trattano i loro padroni. Un altro studio, pubblicato sul giornale di Neuroscienze e Etologia, ci dice che i cani sanno interpretare le comunicazioni tra i loro padroni e gli estranei. Nel corso dell'esperimento, anche questo all'Università di Kyoto, il padrone del cane doveva chiedere a due gruppi di sconosciuti un piccolo aiuto. Un gruppo doveva aiutarli, mentre l'altro doveva rifiutarsi di farlo in modo anche sgarbato. Poi, entrambi i gruppi di sconosciuti dovevano dare del cibo ai cani, ed ecco come questi hanno reagito, semplicemente non accettando il regalo da chi aveva trattato male o con maleducazione i loro padroni. I cani non solo mostravano diffidenza verso queste persone, arrivavano ad ignorare del tutto la loro presenza. I cani accettarono invece con gioia il cibo da parte delle persone che avevano mostrato gentilezza verso i loro padroni e si comportavano in modo espansivo verso di loro. I cani hanno quindi mostrato una certa comprensione delle regole sociali umane. Gli esperimenti dimostrano che i cani sanno interpretare le interazioni tra i loro padroni e le altre persone e traggono conclusioni su come trattare quelle persone. I cani sanno interpretare il nostro linguaggio non verbale. È stato dimostrato più e più volte che i cani sono in grado di interpretare i nostri gesti e le nostre espressioni facciali. Gli scienziati dell'Istituto di Ricerca Messerli di Vienna sono riusciti a insegnare ai cani la differenza tra un viso triste e uno felice. Grazie all'addestramento e alle ricompense quando eseguivano bene un compito, i cani riuscivano alla fine a distinguere un'espressione felice da una triste, anche in persone che vedevano per la prima volta. Significa che hanno davvero imparato a riconoscere le emozioni di chiunque in base alla loro espressione del viso. Ti starai chiedendo, come facevano gli animali a mostrare la loro scelta? Semplice, toccavano la foto giusta con il muso. I cani sentono la paura. Non fargli vedere che hai paura, altrimenti ti attaccherà sicuramente. Si tratta di un ritornello che viene ripetuto in continuazione a chi ha paura dei cani, ma non si tratta solo di un modo di dire. I ricercatori dell'Università di Liverpool hanno dimostrato che si tratta di un modo di dire basato su fatti scientifici. Uno studio condotto su 694 persone ha permesso agli scienziati di trovare una connessione tra lo stato emotivo di una persona e la probabilità che un cane la morda. Le persone emotivamente stabili venivano morse molto meno di chi invece era insicuro e ansioso vicino a dei cani dall'aspetto minaccioso. Com'è possibile? Beh, magari i cani non hanno superpoteri psichici per leggerti nel pensiero, ma di sicuro hanno un acutissimo senso dell'olfatto.
Grazie al loro olfatto così sensibile, i cani possono avvertire le reazioni chimiche prodotte dal nostro organismo sotto stress. Le reazioni chimiche più ovvie sono sudorazione e rilascio di adrenalina. All'aumentare dei nostri battiti cardiaci a causa della paura, emettiamo feromoni che i cani sono in grado di annusare. Inoltre, abbiamo appena imparato quanto siano abili i cani nell'interpretare le espressioni del nostro viso. È probabile che non vi metterete a fare dei sorrisi gioiosi mentre tremate di paura, no? Quindi, se non volete che dei denti affilati vi serrino una gamba, non agitatevi così tanto la prossima volta che un Doberman vi corre incontro. È probabile che voglia solo salutarvi. I ricercatori affermano anche che i padroni di cani insicuri tendono a contagiare il loro animale con il loro atteggiamento. La prova finale era la tendenza per cui i cani mordono molto più spesso chi ha un cane rispetto a chi non ce l'ha. No way! Cos'altro possono annusare grazie al loro olfatto incredibilmente sviluppato? Avrete sentito parlare della loro capacità di avvertire in anticipo temporali terremoti, ma che possono riconoscere se ci sono in corso gravi malattie? I cani possono individuare un cancro. Molti proprietari di cani hanno raccontato di come i loro animali prestassero particolare attenzione a qualche parte del loro corpo affetta da cancro. I tipi di cancro più comunemente individuati erano quelli al seno e al colon. Nel caso stessi pensando che si tratta di un'esagerazione, eccoti delle prove scientifiche che ti faranno ricredere. La dottoressa Hilary Brody, professore di otorinolaringoiatria all'Università della California, afferma che i cani sanno distinguere i tessuti cancerosi tra dozzine di altri campioni. Le cellule cancerose hanno un odore molto specifico che i tessuti sani non hanno. Esiste persino un'organizzazione in Gran Bretagna chiamata Medical Detention Dogs, composta da 8 annusatori che, annusando dei campioni di urina, segnalano eventuali cellule cancerogene. La fondatrice dell'organizzazione ebbe salva la vita grazie al suo Labrador, che continuava a fissare e attirare l'attenzione sul suo seno. Grazie a questo comportamento, la donna scoprì di avere un cancro al seno allo stadio iniziale. E i medici furono in grado di guarirla. Gli scienziati ritengono che servono circa 6 mesi per addestrare un cane a riconoscere gli odori specifici di vari tipi di cancro. I cani possono avvertire in anticipo l'arrivo di attacchi epilettici e shock diabetici. Le persone diabetiche insulino dipendenti devono tenere sotto controllo i loro livelli di glucosio, perché potrebbero crollare all'improvviso pericolosamente. Spaventoso, vero? Eppure pensate, i cani possono giungere in nostro aiuto anche in questo caso. Grazie al loro super olfatto, possono avvertire rapidamente i cambiamenti del glucosio nel sangue, perché quando succede, l'odore dell'alito della pelle di una persona cambia. Cani iperdiabetici addestra cani all'affidamento delle loro naturali doti di rilevatori fin dal 2004. Gli studenti di questa facoltà di medicina canina imparano ad avvisare i loro padroni dell'arrivo di uno shock diabetico incombente. Aiutano anche i genitori a capire se sta arrivando un attacco al loro bambino. Lo stesso super olfatto gli permette di avvertire in anticipo gli attacchi epilettici e, se ben addestrati, possono aiutare durante la crisi e persino afferrare un telefono in caso di bisogno. In uno studio pubblicato nella rivista europea di epilessia, un gruppo di scienziati ha condotto un esperimento in cui dei cani sono stati addestrati a predire gli attacchi epilettici con l'aiuto di ricompense date ai cani ogni volta che il loro padrone aveva un attacco. Chi l'avrebbe detto che un animale famoso per girare in circolo inseguendosi la coda è in realtà un simile genio? I cani possono salvarci da gravi malattie e attacchi. Possono interpretare i nostri gesti e decidere se ci stiamo comportando bene o no. Possono addirittura decidere se smettere di fidarsi e obbedire a qualcuno che è disonesto con loro. Se il vostro cane non ama tanto quei vostri amici, magari dovete rivedere le vostre amicizie? Quanto è intelligente il tuo cane? Raccontacelo nei commenti qui sotto. Ricorda di darci un like e iscriverti al nostro canale. Siamo il lato positivo della vita.